Allora, eccoci di nuovo per un nuovo anno politico e quindi un bentornati all'ascolto di Radio Action a tutti e a tutte. Anche questo anno ricomincia come un anno carico di speranze dal punto di vista dei movimenti e dei soggetti che vogliono trasformare questa società, questa Europa e questo mondo. Innanzitutto, possiamo dire che gli auspici che ci sono dal punto di vista dei movimenti vanno nella direzione della costruzione di un'alternativa che già dai primi di settembre comincia a vedersi dentro questo paese. Un'alternativa che vede protagonisti i movimenti, i comitati, le associazioni, le grandi lotte per la difesa dei beni comuni che in qualche modo hanno segnato la fine dell'anno precedente, intendo l'anno politico, non certo l'anno solare, la grande battaglia della TAV. La resistenza di queste popolazioni, il protagonismo degli operai che in qualche modo all'inizio di settembre hanno provato non solo a rialzare la testa, ma a opporsi all'ennesimo accordo scellerato che voleva in qualche modo rimettere in discussione i diritti sindacali conquistati in anni ed anni. Certo, la situazione è drammatica, la crisi incalza, oramai le politiche economiche europee si decidono a Berlino, i singoli stati nazionali sono andati in crisi di fronte a una banca centrale europea sempre meno in grado di coordinare delle politiche all'altezza di una situazione che ha imposto il grande capitale, il grande diciamo, organismo finanziario che oramai condiziona e governa il mondo. Da questo punto di vista c'è la possibilità oggi di ricostruire un'alternativa non solo al berlusconismo ma anche ai governi di larga intesa, ai vari Montezemolo e soprattutto a coloro che in una sinistra sconcertata come uccelli del malaugurio continuano a rivolare nei pressi dei movimenti. È chiaro che in una fase come questa per ricostruire l'alternativa occorre parlare con tutti, ma è chiaro che c'è qualcuno che dentro queste acque prova a ricostruire i propri interessi particolari. Oggi andare al governo, soprattutto al governo nazionale, significa gestire una situazione disastrosa dal punto di vista sociale e disastrosa dal punto di vista economico. Pensate bene che i governi di Grecia e di Spagna sono governi di sinistra o di centro-sinistra, ma non per questo oggi sono quelli che più pagano il prezzo di una crisi che il grande capitale e il liberismo economico ha prodotto. Ecco, per cui riflettano bene i signori politici e i nostrani del nostro paese su quelle che oggi sono le possibilità oggi di dare una svolta radicale a questa società e a questo paese. Dico questo perché l'assemblea che prepara il 15 ottobre, l'assemblea del 25 a Cinema Palazzo, ma anche le varie istanze che si sono riunite in tutta Italia, vanno nella direzione della costruzione di un grosso movimento di alternativa. Io mi auspico anche come Uniti per l'Alternativa di riuscire a stare dentro le nuove rivolte che dovranno prendere una piega sicuramente che non sia né razzista né reazionaria, come abbiamo visto in questi anni, a volte le rivolte possono anche prendersela con i più deboli, oppure la rivolta come quella di Tottenham che ha visto anche elementi di guerra fra poveri serpeggiare dentro quelle che erano la libera Inghilterra, il capitalismo inglese che in qualche modo sembrava arginare, un po' come i tedeschi, quelli che erano gli effetti di una crisi devastante. Un particolare pensiero va ai compagni baschi a Bilbao, dove un partito nazionale basco moderato in sintonia con i socialisti ancora una volta sta apparecchiando il tavolo alla speculazione immobiliare che ha distrutto un'esperienza che era anni che durava, in particolare il centro sociale Cucuccia, che noi riteniamo nostri fratelli, che abbiamo sempre sostenuti perché la lotta del popolo basco è parte della lotta di liberazione di tutti i popoli europei che si vogliono liberare dal capitalismo e costruire una società alternativa, una società giovane. Ecco, diciamo questo, siamo a fianco a questi compagni, ai compagni che vengono perseguitati, repressi, ora e sempre contro il capitalismo e contro la polizia europea, in particolare Nerzanza che in questo momento la sta facendo tra padroni e sta continuando a reimporre quello che è appunto gli interessi del grande capitale contro gli interessi e il bene e delle esigenze sociali di quella popolazione, in particolare a Bilbao. Buon lavoro a tutti e a tutte.